Ben trovati in Infermieri Pordenone, siamo di nuovo qua con Emanuele e oggi parleremo di nuovi argomenti infermieristici. Buongiorno. Conosci un po' il lavoro infermieristico, ne abbiamo parlato da lungo tempo. Sai che è fatto di diverse attività ed è difficile standardizzare questa attività in base al contesto operativo dove uno lavora. Si va da una casa di riposo al territorio, al domicilio del paziente, agli ospedali di degenza, alle case di riposo. Quindi non c'è un unico movimento che gli infermieri fanno, ci sono diversi movimenti, diverse situazioni. Come possiamo quindi migliorare l'attività di movimento dell'infermiere? Se io sono un infermiere oggi che viene da te e ti dice come posso migliorare il mio movimento durante il lavoro, ad esempio il sollevamento del paziente potrebbe essere un movimento che vado a fare. Allora, sicuramente l'atto infermieristico è un atto di movimento, quindi andare a sollevare il paziente è fare un movimento. Quindi la domanda che tu mi stai ponendo è come faccio a migliorare il mio movimento? Perfetto. Data questa domanda, vado a guardare chi di mestiere fa migliorare il proprio movimento. Chi è? Chi sono? Sono gli atleti che fanno il loro sport e migliorano costantemente con gli allenamenti i loro movimenti. Quindi vediamo l'infermieristica come uno sport, da lì possiamo iniziare a parlare. Ok, quindi se vediamo l'infermieristica come sport, come fa un infermiere sportivo a migliorare il suo movimento nell'attività infermieristica, parliamo? Immagina di dover insegnare a giocare a calcio a un bambino, dover calciare in porta. Cosa gli faresti fare per imparare a calciare? Sicuramente quello che gli faresti fare è calcia verso la porta. Sì. Il bambino però non si trova in una situazione sempre in cui deve calciare senza nessuno che gli dia fastidio verso la porta. Comincia a inserirgli delle piccole difficoltà. Come può essere un portiere, piano piano gli aggiungi tante altre cose, difensori e quant'altro. Quindi si viene a creare, nel tentativo di insegnare al bambino a giocare a calcio, a calciare verso la porta, una cosa più complessa. Si crea un modello prestativo del gioco del calcio. Quindi all'infermiere deve guardare al suo modello prestativo, che sappiamo essere estremamente variegato. Il problema qual è? Che il bambino ha dalla sua l'allenatore che lo segue costantemente, gli pone di fronte a varie difficoltà a carattere crescente. L'infermiere non ha quello durante la sua attività, un allenatore che lo possa correggere nei piccoli movimenti.